Facciamo reagire sempre con il tossido di sodio. Sostituiamo i due metalli. Il ferro naturalmente 3, quindi FeOH3 su 3 volte, più NaCl. Andiamo a bilanciare, ferro 1 e 1, sodio 1 e 1, cloro 3, qui ne abbiamo 1, quindi mettiamo un 3 qui davanti, abbiamo 3 di sodio, lo mettiamo qua, 3 di idrogeno, 3 di idrogeno, 3 di ossigeno e 3 di ossigeno. Adesso scriviamo l'equazione ionica. Ricordo che l'idrossido ferrico è insolubile per precipita. Fe3 più 3 di Cl- più 3 di Na più 3 di OH-. Questo abbiamo detto rimane insolubile. Più 3 di Na più 3 di Cl- meno. Adesso eliminiamo gli ioni spettatori e scriviamo l'equazione ionica netta. Allora, questo partecipa alla formazione del precipitato con questo. Ione cloro, la via, Na, Na+. Equazione ionica netta. Ione ferrico più 3 più H meno. E quarta, 3 su 3. Adesso andiamo a fare la reazione in laboratorio. Come on. Adesso prepariamo la soluzione di cloruro ferrico. Vede che colore giallo ocra. Vedete già la differenza con il solfato, la soluzione di solfato di rame? Qui questo colore giallo-ocra, possiamo definirlo, è dato dallo ione Fe3+, dallo ione ferrico. Già lo ione ferroso presenta un colore un pochettino più chiaro, più sul verdastro. Adesso cosa facciamo? Mettiamo anche questo in un tubo di vetro e poi aggiungiamo goccia a goccia
una soluzione di idrossido di sodio. Del precipitato di idrossido ferrico, il colore più scuro della soluzione. Vedete qui subito è precipitato più velocemente, è andato subito a fondo rispetto all'esperienza precedente. Vedete, quello che si vede a fondo è l'idrossido ferrico di colore ancora più scuro.